le elezioni americane, cosa cambierà nel mondo, la guerra in Ucraina. Sì, sì, sì. Ma la cosa dovrebbe essere abbastanza semplice sostanzialmente. Siccome noi ci abbiamo due testi della massoneria che governano sia i Deva e gli Asura, che sono gli esseri che venivano dall'altra parte dell'universo, gli esseri che vengono di qua, che sono i due esseri senza corpo. Asura vuol dire senza corpo e Deva vuol dire essere di luce. Quindi sostanzialmente sono i capi di tutte le parti aliene che noi vediamo. Queste alcune volte sono in commistione tra di loro, altre volte sono in disaccordo tra di loro e così via. In questo momento c'è il cosiddetto Armageddon, cioè la lotta finale. Tutti vogliono la ciliegina sulla torta e tutti vogliono tutta la torta. Quindi sostanzialmente sia gli alieni di qua che gli alieni di là, che avevano fatto nella storia un lungo periodo di diamoci una mano per ciucciare le parti animiche degli esseri umani, a questo punto si rendono conto che vogliono tutta la torta, perché loro non sono contenti di averne solo un po'. E questo divide e timpera, da questo punto di vista, loro producono su se stessi quello che hanno prodotto sull'essere umano. In questo contesto noi abbiamo il mondo diviso in due parti, gli stronzi e gli stronzissimi, che sono... Da una parte Biden con l'universo globalista, abbattiamo tutte le barriere perché così i soldi potranno viaggiare più velocemente e i soldi che potranno viaggiare più velocemente serviranno come arma per poter ottenere una differenziazione nella società. E questa differenziazione ha una sua visione del tutto geometrica, cioè la società sarà dissimmetrizzata, ci saranno tanti poveri e pochi ricchi e quindi la consapevolezza, che dipende dall'entropia, non potrà essere raggiunta perché l'entropia si raggiunge con la simmetria anche della società. Quindi per fare questo dicono gli Asura, cioè quelli amici di Biden, che non si possono ammazzare le mucche, perché le mucche, anche se inquinano fortemente il pianeta, ci danno tanto latte. Cosa si fa? Bisogna distruggere l'inquinamento e ci inventiamo una cretinetta che va all'ONU a parlare di come distruggere la spazzatura, no? Come voleva fare Greta Thunberg e 10 anni prima un'altra ragazza, come cazzo si chiamava, uguale, come vuole fare chi inventa questa la moda delle energie alternative non sporche, tutte stronzate dove dietro c'è l'alieno. La spazzatura non è che si deve distruggere, la spazzatura non si deve fare. È a monte che si decide questo, ma se io utilizzo un sistema del genere, distruggo l'industria, perché l'industria che deve fare più soldi deve usare più sistemi per produrre di più e per inquinare di più. Quindi io non posso distruggere la spazzatura a monte sapendo che noi non abbiamo bisogno di 5 telefonini per chiorma, no? Perché se no non li vendi. Allora, dall'altra parte invece c'è il gruppo Deva, cioè in questo contesto Trump, i nazionalisti, le grandi famiglie monarchiche che dicono i panni sporchi si lavano in casa. Loro dicono bisogna ammazzare tutti quelli che non sono animici, tanto a noi non ci servono. E chi sono quelli? Ma guarda un po' di DNA, guarda in giro, i cinesi. I cinesi vanno bene, ci hanno forse capacità di creare qualcosa i cinesi? No, di copiare qualcosa sì, ma di creare qualcosa di nuovo? No. Quindi fino a poco tempo fa i cinesi non sono stati animici. E quindi, prego. Secondo me non è che non sono animici in generale, che magari essendo molti c'è una maggiore quantità che non animici. Sì, sì, ovviamente è un problema statistico, certo. No, assolutamente, certo. Assolutamente, è un problema statistico. È un problema statistico. E quindi ricordiamoci che i documenti che sono venuti fuori 13-14 anni fa a questo punto facevano parlare questa gola profonda su internet, che era dei servizi segreti inglesi, che diceva: mi sono trovato in una riunione dei servizi segreti dove si diceva faremmo prendere il raffreddore ai cinesi.
quindi già 14 anni fa, perché questo è un progetto DEVA, non è un progetto ASURA. Gli ASURA si sono messi dentro perché il loro progetto non voleva essere un ammazzamento della società, ma voleva essere un rincoglionimento della società, cioè facciamo rendere gli esseri umani stupidi. Come si può fare? Una cosa meravigliosa, facciamoli ammalare tutti, così dopo solamente avranno diritto a curarsi solo quelli che faranno come vogliamo noi, gli altri ce li toglieremo dalle palle, siccome l'unico sistema per governare in questo modo è lavorare sulla paura, facciamogli credere che se non fanno quello che vogliamo noi moriranno. Questa cosa ha però, si morde la coda, perché? Perché sostanzialmente questi sono due aspetti, due motus, che sono antientropici, quindi vanno contro il secondo principio della termodinamica. Quello che succede, il diavolo ha fatto le pentole ma non i coperchi, quello che succede è che la gente, da un punto di vista entropico, nonostante non avesse voglia di farlo, ha dovuto capire, perché l'entropia gliel'ha imposta, che il 75% degli esseri umani, degli italiani almeno, sono cretini. Come? Ma io non me lo immaginavo che fossero così tanti cretini. Sì, e non solo cretini poco, cretini tanto. E allora che cosa fa il secondo principio della termodinamica? Dice, ora che hai fatto l'esperienza e che hai capito che ci sono tanti cretini, ora devi capire una cosa fondamentale, i cretini crepano. E quindi da un punto di vista puramente gaussiano, quando ci sono troppe sardine, lo squalo se le magna. E non c'è niente da fare. Poi ci sarà un altro periodo storico in cui gli squali e le sardine torneranno in equilibrio, ci sarà un periodo in cui gli squali sostanzialmente si sono magnati tutte le sardine, per cui muoiono, e morendo gli squali le sardine potranno cominciare a tornare, e funziona così. Ma mi dicono che sta per chiudere il negozio. Benissimo, e questo è il problema.